Ma noi ci auguriamo che si possa ritornare sulla strada del dialogo. Era stato auspicato fin dall'inizio che si arrivasse ad una scelta ampiamente condivisa e quindi noi ci auguriamo che questo strappo possa essere ricomposto e che si possa ritornare a dialogare per individuare una figura che possa veramente rappresentare tutti gli italiani, coloro che hanno votato per il centrodestra, ma anche coloro che hanno votato per il centrosinistra. Prodi è evidentemente una provocazione e lo è non solo perché ha rappresentato per anni il leader, è stato per anni il leader dello schieramento contrapposto al centrodestra, ma onestamente sono tante le vicende della sua vita istituzionale e politica che non ci piacciono, non ci sentiamo e non possiamo sentirci rappresentati da un signore che ha guidato l'IRI svendendo aziende dello Stato ad amici della sinistra, non possiamo sentirci rappresentati da un signore che ha fallito 2 volte come Premier, non possiamo sentirci rappresentati da un signore che ha contrattato i requisiti, i criteri per entrare nell'euro con tutte le conseguenze negative che ancora oggi stiamo subendo e patendo.